In un'atmosfera tutta natalizia, con le stelle, il presepe, Babbo Natale e le palline decorative, non mancano i monumenti fanesi come l'Arco d'Augusto, la Statua della Fortuna, la Chiesa di San Paterniano e una grande piazza 20 settembre. Sono le decorazioni raffigurate nel nuovo albero di Natale, pensato, creato e scelto per regalare qualcosa di unico alla città e valorizzare il centro storico di Fano. Dipinto dall'artista Paolo Del Signore, progettato dall'architetto Stefano Seri, l'albero sarà artistico ed ecosostenibile, alto 12 metri e largo 6x6, assemblato con 1700 viti e 250 bulloni e protetto da un'impregnazione di colore verde per resistere alle intemperie, così da poter essere riutilizzato anche nei prossimi anni al posto del tradizionale abete. L'opera è stata costruita con pannelli dello spessore di 60 mm montati su un'anima in ferro centrale e certificati da un'associazione europea che promuove l'uso sostenibile delle risorse e la tutela del clima nella fabbricazione di prodotti per l'edilizia. Tenete conto che quando si abbatte un abete per un albero di Natale cittadino, si abbatte una pianta che comunque ha più di 50 anni, qualche volta anche più di 100. I nostri pannelli, che sono pure in abete, comunque provengono da piante che hanno un'età infinitamente inferiore, spesso siamo dentro i 20 anni, quindi poi il ciclo di riproduzione del legno chiaramente è immediato e molto più facile. Il progetto è stato riprodotto in forme e dimensioni tali da poter essere portato proprio ovunque. Da buoni fanesi ci piacciono le cose che sanno richiamare la città e quindi abbiamo pensato che poter inserire l'albero stesso di piazza all'interno di vetrine oppure per chi vuole nelle abitazioni o anche piccolissimi, chi vuole regalarli giusto per fare un pensiero a una persona, pensavamo che potesse essere una cosa carina. Ecco che nascono queste, sono due modelli in cartone molto robusto, fatto da uno scatolificio locale, che le cui dimensioni sono identiche a quelle dell'albero di piazza, le cui immagini sono identiche a quelle dell'albero di piazza, che saranno da un metro il più grande, da 30 cm il piccolino, e poi ne abbiamo fatto uno proprio piccolissimo in un cartone, in una carta pesante, per fare il piccolo regalo, quindi il 10 cm. Quindi chi vuole da domani potrà già contattare la Proloco, Confcommercio, Confesercenti, che sapremo dare informazioni per come averli.